Bentornati al TG Lab, preso il via dalla Liguria la stagione congressuale della Fisascat. La categoria cislina conferma anche nel 2016 il trend di crescita degli ultimi anni, con un tesseramento che supera quota 351.000, con oltre 17.900 nuovi iscritti. Un risultato che premia l'impegno della federazione a tutti i livelli, forte di una contrattazione che nell'ultimo decennio è stata in grado di creare meccanismi bilaterali e un welfare al servizio dei lavoratori, ha dichiarato il segretario generale Pierangelo Raineri. Dal 24 al 27 maggio in Sardegna si svolgerà il 19° congresso nazionale della Fisascat. Nuova economia, nuovi lavori, il sindacato, l'era digitale, la società che cambia, il leitmotiv della kermesse. Oltre 650 i delegati che si confronteranno sul ruolo del sindacato di fronte ai nuovi scenari e sulla linea politico-sindacale dei prossimi 4 anni. Carrefour, 2 giornate di sciopero il 27 e 28 gennaio contro i 500 esuberi e la chiusura di 3 ipermercati in Piemonte e in Campania. È la risposta dei sindacati di categoria Fisascat, Philcams e Wiltux alla ristrutturazione annunciata dalla multinazionale francese della grande distribuzione organizzata. Sono circa 20.000 dipendenti del gruppo che ha prospettato alle 3 sigle una serie di esigenze organizzative che implicherebbero un ulteriore grave peggioramento delle condizioni di lavoro. I sindacati hanno stigmatizzato la totale liberalizzazione degli orari di apertura, l'utilizzo improprio dei voucher e il frequente ricorso alle terziarizzazioni, scelte commerciali ed organizzative che non hanno evidentemente prodotto risultati tangibili per la tenuta del format degli ipermercati. Distribuzione cooperativa, proseguono le trattative con le associazioni del sistema Coop per la definizione del nuovo contratto nazionale. Sul tavolo i temi del salario e dell'orario di lavoro. I sindacati di categoria Fisascat, Philcams e Wiltux hanno stigmatizzato l'atteggiamento tattico della rappresentanza datoriale e la totale assenza di elementi condivisibili, circostanza che determina uno stallo che non consente al momento di definire il rinnovo contrattuale, atteso da più di 3 anni dagli oltre 70.000 addetti del comparto. Il negoziato è aggiornato all'8 febbraio. Farmacie speciali hanno preso il via ai negoziati con l'associazione imprenditoriale Assofarm per il rinnovo del contratto nazionale applicato a più di 20.000 dipendenti delle oltre 15.000 farmacie pubbliche italiane. Relazioni sindacali, secondo livello di contrattazione, classificazione, bilateralità, welfare e aumento economico, gli elementi della piattaforma unitaria presentata dai sindacati di categoria Fisascat, Philcams e Wiltux. Il documento congiunto contempla anche un intervento sui temi del sostegno alla genitorialità, il trattamento economico del lavoro domenicale e festivo, l'estensione dei permessi per patologie gravi, gli automatismi contrattuali e la clausola sociale nei cambi di gestione nelle terziarizzazioni. Per il segretario nazionale della Fisascat Rosetta Raso è necessario preservare la specificità del settore, presidio sanitario territoriale al servizio del cittadino. Il negoziato è aggiornato al 10 marzo. Basi USA, si è svolta a Napoli la programmata settimana di trattativa tra i sindacati di categoria Fisascat e Wiltux e la commissione JCPC del comando americano in Italia per la definizione del nuovo contratto nazionale applicato ai 3.500 civili italiani impiegati nelle installazioni di Aviano, Camp Derby, Napoli Capodichino, Sigonella e Vicenza. Sul tavolo il trattamento economico riferito agli scatti di anzianità e l'indennità Forze Armate USA e finalizzato al potenziamento dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dalla contrattazione di settore al fine di implementare le prestazioni per i lavoratori. Il negoziato è aggiornato al mese di febbraio. Bix Group SPA, i sindacati di categoria Fisascat, Philcams e Wiltux hanno siglato con la direzione di Ivrea SPA l'accordo quadro sperimentale sui nuovi modelli organizzativi e sulla distribuzione dell'orario di lavoro. L'intesa da recepire a livello aziendale, pena l'inapplicabilità, contempla 3 nuovi moduli orari aggiuntivi rispetto alle previsioni del contratto nazionale della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, oltre ad un sistema di orario pluriperiodale con prestazioni ordinarie settimanali fino ad un massimo di 48 ore e ad un minimo di 32 ore, restando l'orario medio settimanale di 40 ore. Per il segretario nazionale della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice, l'intesa valorizza la contrattazione decentrata, che potrà individuare le più consone condizioni attuative tarate alle esigenze del servizio e finalizzate al risanamento e al mantenimento dei livelli occupazionali.
In Valle d'Aosta si è svolto l'incontro convocato dalla Regione con le sigle CGIL, CISL, UIL, SAVD, SNALC e i vertici del casinò di San Vincent. I sindacati hanno esposto le diverse problematiche dei dipendenti e illustrato le proposte volte alla tenuta finanziaria della casa da gioco. In un comunicato stampa, il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha garantito l'impegno a giungere al più presto a soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali nel corso dei prossimi incontri. Il segretario generale della Fisascat Valle d'Aosta, Giorgio Piacentini, ha esortato le istituzioni a non giocare sulla pelle dei lavoratori. In Lombardia, a Milano, i sindacati territoriali Fisascat, Filcamps e Wiltux hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori Brico Center. La protesta organizzata nelle due giornate del 27 e 28 gennaio contro l'annunciata chiusura dei punti vendita di Garbagnate e Vimodrone e i 27 esuberi annunciati dal gruppo del Fai da Te. L'azienda, si legge in un comunicato unitario, ha presentato un piano irricevibile sulla ricollocazione in Toscana e in Sicilia, senza una reale disponibilità a salvaguardare i posti di lavoro e senza prendere in considerazione la proposta di intervento su tutte le attività strutturali presentata dai sindacati. In Puglia, a Bari, le organizzazioni sindacali CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni territoriali la piattaforma per l'inclusione dei cittadini migranti nell'area metropolitana, finalizzata a riattivare ed incentivare gli strumenti di partecipazione dei migranti alla programmazione delle politiche regionali. Sono più di 41.000 gli stranieri residenti nella provincia di Bari, il 33,5% dei residenti stranieri in Puglia, più del 50% donne e un quinto minorenni. Per il segretario generale della CISL di Bari, Giuseppe Boccuzzi, è necessario creare delle misure concrete che favoriscano i processi di integrazione anche attraverso il lavoro e il riconoscimento dei diritti di cittadinanza. In Sardegna, a Tortolì, la Fisascat Togliastra ha promosso una petizione popolare da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro del Lavoro per chiedere la modifica della normativa sulla indennità di disoccupazione in ASPI, destinata ai circa 4.000 lavoratori stagionali del comparto turistico-ricettivo che operano nella provincia. La proposta, ha spiegato il segretario generale della categoria cislina, Michele Muggiano, verte su una nuova indennità equivalente alle settimane di lavoro prestato. In Sicilia, da Taormina, il segretario generale aggiunto della Fisascat Sicilia, Pancrazio Di Leo, ha denunciato il ritardo dei pagamenti dell'indennità di disoccupazione NASPI, attesi ormai da diversi mesi da oltre 10.000 lavoratori stagionali della provincia di Messina. Ritardi inaccettabili, ha stigmatizzato Di Leo, che in una nota trasmessa all'INPS ha invitato il presidente Tito Boeri a trarre le opportune conclusioni su quanto sta accadendo ai lavoratori penalizzati dalla drastica riduzione dell'indennità e dal ritardo dei pagamenti. Per gli approfondimenti potete consultare la pagina web www.fisascat.it, i nostri canali social e il TGR Lab. Grazie per averci seguito, arrivederci la prossima settimana. La Fisascat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali, che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisascat, insieme alla FELSA CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisascat, la FELSA e la FIST sono il tuo sistema di tutela.